Ciao a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati nella mia Road to Valhalla. Continuiamo, perché no? La serie su l'industria del fitness è una cosa bella. L'industria del fitness è una cosa bella. Su appunto l'industria del fitness, perché sappiamo che comunque c'è sempre da parlare in merito a questo fichissimo argomento. Voglio specificare che non ho niente contro le persone che vogliono fare soldi con il fitness. Io sono una di quelle e non lo nascondo assolutamente. Io vendo programmi, io vendo i miei servizi da allenatore, da strength trainer e da personal trainer, se vogliamo metterlo in modo più generico. Quindi Non ho niente assolutamente contro questo genere di persone e questa è una cosa che voglio specificare, però trovo che potrebbe essere particolarmente interessante iniziare a fare delle recensioni di canali, di aziende, di personaggi pubblici che appunto utilizzano l'industria del fitness per i loro profitti e cercare di vedere se effettivamente quello che vendono, i servizi e i prodotti che vendono, o le informazioni che vendono o che mettono comunque pubblicamente su piattaforme come YouTube, sono valide o meno, sempre secondo il mio parere e sempre cercando di dare una panoramica in quello che dico, perché lo dico, un contesto, eccetera, eccetera. Io trovo che questa sia una fichissima idea. In Italia non lo fa nessuno e penso che potrebbe essere un'arma utilissima, specialmente per i novizi. Sono stato anch'io un novizio, ho seguito anch'io un sacco di personaggi di dubbia professionalità, di dubbia capacità professionale e ho comunque speso soldi inutilmente. Assieme a mio fratello abbiamo comprato programmi, integratori del tutto privi di utilità, e adesso rivedendoli comunque mi metto a ridere, e ho conosciuto personaggi che in questo momento non sto neanche più tenendo d'occhio, e questa serie potrebbe anche farmi tornare un po' nel passato, farmi vedere un po' che fine hanno fatto questi gentil signori. Oggi in particolare andiamo a parlare di un ragazzo che si chiama Vishred, che è stato distrutto già dalla comunità del fitness fuori Italia. Sicuramente lo conoscete perché ha qualcosa come 2 milioni di iscritti su YouTube, mi sembra di ricordare, e fa un sacco di video particolarmente interessanti. Talking about the Romanian deadlift, that is just when you see people stepping up to the bar, they have their feet about shoulder width apart, feet slightly pointed outwards, and they grab this bar just outside of their shins, and they pull this straight up their legs, they drive their hips forward, lock out their glutes. Ora, non andremo a vedere nel particolare le caratteristiche del canale di Vishred, non mi sembra particolarmente interessante, non mi sembra particolarmente elegante, ecco, andare a distruggere tutto quello che dice. È il classico tizio che parla di somatotipi perché è una strategia di marketing molto molto utilizzata. Anche qui in Italia ogni tanto mi partono pubblicità di un certo ragazzo che vuole farti diventare uno spartano. E comunque quella di somatotipi, la classica strategia acchiappa ignoranti, che appunto ignoranti non lo uso come un termine critico, ignoranti nel senso che sono dei novizi che non sanno di che cosa si sta parlando effettivamente, e quindi si aggrappano a qualsiasi informazione per avere la classica soluzione facile e veloce per ottenere ciò che vogliono. E Vishred propone anche tante esecuzioni particolari. Flex. Turn. Turn back straight. Flex. Turn. Really focusing on squeezing down on your pec right here. Holding that flex, holding that flex, holding that flex. Conoscenze particolari da valutare. Spiegazioni particolarmente dettagliate sia per quanto riguarda l'alimentazione. Making sure that you're getting the lower sugar ones. This is the lower sugar, 50% less sugar, maple and brown sugar instant oats. The ones that aren't lower sugar are obviously going to have a lot more sugar in them, and so that's going to make it a lot unhealthier of an option. Sia per quanto riguarda anche comunque l'allenamento. When you are doing, and this goes for any cable extension, for any tricep extension on a cable, when you're doing a tricep extension on a cable right here, what happens is
Yes, right here. And then first off, when you're doing this, a lot of issue, big, a common issue I see, and you're going to when your elbows are at the top of the exercise. Non voglio andare a parlare in particolare di V-Shred, perché magari possiamo dedicargli un video a parte, ma voglio andare a parlare della sua compagnia fondata con altre 3-4 persone, non lo so, che si chiama Sculpt Nation, perché recentemente la pubblicità del loro pre-workout è su tutti i social network e ti propongono delle cose incredibili che prese da ricerche ad Harvard sul DNA, su cose che alla fine sono il classico pre-workout sottodosato che ti vogliono propinare a prezzi indicibili. Dicevamo, andando nel sito, lo vediamo in diretta, nel sito, ok, qui c'è la classica, Watch Now c'è la pubblicità, se la volete vedere andate a vederla nel sito Sculpt Nation, e ti vengono proposti i prodotti, eccoli qua. Tralasciamo i vari HGH Boost, i vari testo booster, che comunque la letteratura ha dimostrato più e più volte che non esistono e non esisteranno mai probabilmente integratori legali che possono innalzare i livelli di testosterone nell'essere umano in entità tali da permettere di avere degli effetti, degli effettivi benefici da questo innalzamento. Per innalzare a livelli significativi le dosi di testosterone ci sono terapie da fare e sono prescrizioni mediche. Magari se volete approfondire anche l'argomento testosterone potremmo fare altri video. Comunque, dicevamo, a parte i vari testo booster, a parte i BCA, i classici BCAA, al fruit punch, perfetti per insaporire l'acqua, non lo so. Anche questi abbiamo provato più volte, ho fatto un video qualche anno fa, ma comunque ormai si sa che anche i BCA lasciano il tempo che trovano, sicuramente ne avremo il modo di parlare, perché sicuramente ci saranno anche dentro il pre-workout. I classici pacchetti bruciagrassi, la creatina, wow, la creatina ha sempre il fruit punch, ha soltanto 40 euro per barattolo, scusa per curiosità. Per 40 euro mi devi dare una tonnellata di creatina. Oh, merda. Ti dice tutto tranne quanto ce n'è dentro. Vediamo qua. Non c'è neanche scritto quanto te ne dà. Magari sicuramente andando a vedere più nel dettaglio lo si trova. Comunque, volevamo parlare del pre-workout, che, udite udite, hanno trovato un nome incredibile per questo pre-workout. Pre-workout. Pre-workout sicuramente supportato dalla letteratura scientifica. Guardate quante informazioni ci danno nel momento in cui andiamo a premere il bottone, a cliccare sulla loro, il loro pre-workout. Perfect for men and women who need energy surge to crush their workouts. Perché andare in sala, sollevare cose e metterle giù per mezz'ora ha bisogno effettivamente di un pre-workout che ci dia quel boost di energia di cui tanto abbiamo bisogno. Distrugge la fatica, sto leggendo qui, distrugge la fatica muscolare e incrementa la resistenza dello stesso muscolare, boost la produzione di ATP, incredibile, l'ATP sappiamo tutti, la moneta di scambio che utilizza il nostro corpo per ricevere energia e per sollevare cose, dare energia al muscolo per far compiere alle fibre muscolari i loro processi di contrazione, eccetera eccetera. Annichilisci la fatica e distruggi tutti i workout tutte le volte, kickstart your metabolism, quindi ci dà anche una bella botta al metabolismo. Tutte queste premesse, io volevo vedere che cosa c'era dentro. Ok, eccolo qua. Ora prepariamoci, perché sarà fico, sarà molto molto interessante.
Ci avremo di examine.com, che è una risorsa che utilizzo sempre quando si tratta di vedere effettivamente l'efficacia, gli ultimi studi in merito a determinati integratori. È una compagnia di scienziati che appunto si occupa di studiare gli integratori singolarmente, gli ingredienti, e proporre gli studi e analisi di vari studi per dare delle informazioni dettagliate sul singolo integratore. Quindi noi andiamo a vedere singolarmente che cosa c'è dentro questo pre-workout e vediamo quello che effettivamente ci dice la letteratura scientifica in merito. Primo ingrediente: leucina, isoleucina e valina, IBCAA. Ora, molto semplicemente, andiamo a ricercare i branched chain amino acids su examine.com e vediamo molto molto semplicemente quello che sappiamo già. Sono composti da leucina, isoleucina e valina. Eccolo qua, lo dice subito. Per chi sono utili i BCA? Per le persone che introducono nel loro corpo poche proteine attraverso la dieta. La supplementazione di BCA può promuovere la sintesi proteica muscolare e incrementare le dimensioni del muscolo nel tempo. La supplementazione può essere utilizzata anche per prevenire l'affaticamento negli atleti novizi, sempre per persone che mangiano poche proteine attraverso la dieta. La leucina gioca un importante ruolo per la sintesi muscolare proteica. Isoleucina induce l'uptake del glucosio all'interno delle celle, quindi proprio il buttare il glucosio all'interno della cella. BCA sono importanti da ingerire a dosi quotidiane, ma tutte le risorse proteiche, come la carne, le uova, già di loro approvvigionano il nostro corpo a delle dosi adeguate di appunto questi tre aminoacidi. Quindi se ti mangi 1.5 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno di proteine, vai tranquillo, non rompere il cazzo con i BCA, a meno che non vuoi insaporire l'acqua come stavamo dicendo prima. Quindi i BCAA servono all'interno del pre-workout? No, direi di no. Citrullina sì, io sconsiglio sempre, se avete acquistato uno dei miei programmi dove introduco anche gli ultimi programmi dove parlo anche di integrazione, consiglio la citrullina, consiglio la betanalina, consiglio la caffeina. Ora, citrullina, ce l'ho già aperta. La citrullina è un aminoacido che si trasforma in arginina dopo appunto la supplementazione. Quindi prendiamo la citrullina e si trasforma in arginina. Quindi la supplementazione di citrullina è un metodo efficace per incrementare i livelli di arginina nel sangue, più che supplementando arginina di per sé. Cosa fa la citrullina quindi? Cosa fa l'arginina? È importante per il flusso sanguigno, ma appunto oralmente potrebbe non causare quei benefici che otteniamo con appunto la supplementazione di citrullina. Perché utilizzare la citrullina? Quali sono i benefici? Ricerche limitate, ma comunque ci sono, suggeriscono che riduce l'affaticamento, migliora la durata, la resistenza per l'attività aerobica e anaerobica. Non c'è abbastanza evidenza per garantire anche un incremento della potenza durante gli esercizi e ci servono più ricerche per quanto riguarda la disfunzione erettile, perché comunque si tratta sempre di flusso sanguigno. Ecco, la dose raccomandata how to take per la supplementazione di citrullina per aumentare la performance sportiva è di prendere 6.000-8.000 mg di citrullina malata circa un'ora prima dell'esercizio, quindi 6-8 grammi di citrullina malato, quindi ce ne saranno 6-8 grammi all'interno di questo pre-workout. Citrullina malata, 1,5 grammi. Vabbè, comunque non vuole farci scorrere troppo sangue, giustamente. Andiamo a vedere la betalanina. Betalanina. Betalanin.
Betalanin, betalanina e i blocchetti che compongono la carnosina, una molecola che aiuta a liberarsi dall'acidificazione del muscolo, incrementa la performance sportiva nei periodi di tempo tra i 60 e i 240 secondi. Che cosa dobbiamo fare per avere i benefici? Standard daily dose 2-5 grammi. Indovina, quanta ne abbiamo qua? Un grammo e due. Sottodosaggio, caffeina, vabbè, la lasciamo stare, 300 mg vi dico io che bene o male è un buon quantitativo comunque, poi dipende sempre dalla persona, ci sono persone che con 300 mg schiattano di infarto e altre che non gli fa niente. Ok, betaine non so neanche cosa sia, sinceramente, non la trovo neanche su Examin, vediamo la L-tyrosine. È un aminoacido che è utilizzato per produrre la noradrenalina e la dopamina. Sembra ridurre lo stress durante l'esposizione a agenti stressori acuti. Qui la dose è dai 500 ai 2000 mg. Sottodosaggio 100 mg. Theanine. Andiamo sulla theanine. L-theanine è uno degli ingredienti del tè verde, assieme alla caffeina e le catechine del tè verde, sono molecole, dice qua, che aiuta appunto nel rilassamento, eccetera, eccetera. La dose, non so quanto possa essere utile in un pre-workout, comunque la dose consigliata è di 100-200 mg assieme alla caffeina. La caffeina abbiamo visto che ce l'abbiamo e qua ci dà un 50 mg. Zio, hai sbagliato tutto, rifallo da capo. E invece no, lui lo vende a 37 fottutissimi dollari a pacchetto ed è il classico pre-workout sottodosato, non ha avuto neanche la fantasia di dargli un nome, che... tanto va di moda al giorno d'oggi, quindi comprare questo pre-workout è a tutti gli effetti una minchiata. Bene vichinghi, vichinghi, questo era il video, fatemi sapere se può piacervi una serie di video che tratta questi argomenti. Abbiamo visto un integratore, abbiamo parlato di una nuova casa che produce integratori, non finiscono mai, abbiamo parlato del signor Vishred che parla un sacco e dice un casino di cose discutibili. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa serie di video può piacervi, se la portiamo avanti. Abbiamo iniziato con un dottore che si professava tale e adesso siamo dal signor Vishred. E comunque vi assicuro che l'industria del fitness ci dà tante di quegli spunti per fare video da aggiungere a questa serie che voi non avete un'idea. E potremo anche sicuramente arrivare anche a parlare di individui e integratori italiani. Quindi io vi ringrazio nuovamente per la visione e vi auguro una buona giornata.